Bene, buonasera a tutti e finalmente bentrovati. Prima di lasciare spazio ai nostri ospiti, che ovviamente saluto, questa sera vorrei presentarvi innanzitutto la nostra realtà, quindi l'Associazione Culturale Studi Grafici. L'associazione ha una storia molto importante alle spalle, diciamo che è stata fondata nel 1945 da Carlo Dradi, che è appunto anche il cofondatore della rivista Campografico. Nel 63 il Comune di Milano ha conferito alla nostra associazione la medaglia d'oro a riconoscimento della multiforme attività culturale svolta nel contesto sociale e del contributo all'istruzione professionale grafica. Questa è una parte che è scritta nella motivazione. Oggi la nostra associazione ovviamente si è evoluta, ha cambiato e diciamo che concentra il suo focus sulla formazione e sull'aggiornamento continuo. Ovviamente il campo è quello della grafica e della comunicazione. Chiaramente prima dell'emergenza sanitaria eravamo soliti organizzare un calendario di circa 15-20 eventi, workshop, corsi durante l'anno. Chiaramente abbiamo dovuto rallentare, abbiamo cambiato le modalità, ma stiamo lavorando per tornare lì, quindi a quell'obiettivo. Appunto la nostra intenzione è quella di tornarci al più presto con un calendario fitto di incontri, di iniziative da proporvi. Sempre di più in questi anni, ci tengo a dirlo, ci siamo avvicinati comunque ai giovani studenti, che sono poi i futuri professionisti del mondo della grafica e della comunicazione. Basti pensare che quest'anno, per il 21° anno consecutivo, abbiamo indetto il bando del concorso calendario Premio Massimo Dradi. Appunto, ha raggiunto la sua 21ª edizione, quindi diciamo che è storico anche lui, forse è l'iniziativa più storica che noi indiciamo come associazione. Ed è rivolto a tutte le scuole superiori di grafica e comunicazione a livello proprio nazionale, quindi in tutta Italia. Io termino qui, lascio la parola adesso a Giovanni Daprà che vi presenterà appunto gli ospiti di questa sera. Oh, grazie Simone, ottima presentazione dell'associazione. Io mi permetto di suggerire a tutti ogni tanto di farsi sentire, di farsi vedere quando ripartiremo, magari di organizzare anche delle iniziative in diretta, perché ovviamente hanno un appeal differente. Lo sforzo che noi facciamo, essendo un'associazione di volontari, non è da sottovalutare perché tutti hanno mille impegni. Adesso poi che c'è questa ripresa del lavoro, almeno a quanto pare, ovviamente ci sacrifica anche lo spazio e dobbiamo anche pensare di ottimizzare tutti i tempi in orari anche come questi. Il lungo cammino del carattere. Novarese e alfabeta dal 1964 a oggi è il tema della serata. Quando con Lorenzo ci siamo sentiti, abbiamo pensato di fare questa operazione, di organizzare questo tipo di evento. Ne hanno già organizzato loro, che sono in questo caso gli artefici di questo bellissimo progetto, quindi Lorenzo Bolzoni, Matilde Argentero, i colleghi di Archivio Tipografico, hanno già, e voi le trovate sul web, delle presentazioni del volume, ma è stata un po' organizzata anche sotto un aspetto didattico, perché essendo un po' tutti noi nel contesto della grafica, anche sapere che hanno fatto un'operazione di scansione delle pellicole, delle operazioni tipicamente di sistemazione di tutto quello che è il libro storico, perché Alfabeta è un'opera dedicata alla storia e alla scrittura della tipografia. Come il titolo suggerisce, affronta i fondamenti di quello che è un discorso della disciplina tipografica, con un taglio storico e una grande cura della forma. Quindi non è solo un'operazione di riedizione, ma è stata, mi permetto di dire, poi se ovviamente non sono in linea con quelle che sono le idee di chi ha organizzato questa iniziativa, può benissimo intervenire e anzi tirarmi anche le orecchie, però ho notato un rigore proprio sulla reale riproduzione di un'opera che ha un percorso storico e come abbiamo già visto prima, qualcuno ha già mostrato, come in questo caso Luigi, la copia che lui conserva in modo geloso. Su questo discorso, appunto, ripeto, di una reedizione che ha, secondo noi, una veste veramente ammirevole. Un qualcosa che poi Lorenzo ci suggerirà, come ha fatto a trovare tutta questa energia personale e i fondi, perché è una curiosità mia e anche di Renato Gelforte, perché oggi realizzare un prodotto del genere non è facile perché sappiamo che nonostante si parla che la stampa è diventata a portata di tutti con il digitale, faccio un esempio banale, ma c'è una situazione di investimento che non è da sottovalutare. Io qualcosa poi magari, come dicevamo prima, aggiungo successivamente, ma è doveroso iniziare subito con
i colleghi di archivio tipografico, quindi partono loro, poi successivamente Lorenzo, con la scaletta che abbiamo stabilito, seguirà mostrandoci degli esempi concreti. Quindi non solo, solo chiacchiere, ma anche qualcosa di interessante perché si vede tutta la storia. Grazie. Ci Buonasera. sono. Buonasera Eccola qua. Ci a tutti, ci sentite? sentiamo, ma non ti vediamo. E siamo. Eccola qua, adesso ti vediamo, perfetto. Oh, ok, buonasera. Buonasera. Allora, noi abbiamo installato questo Ci vede. treppiede con una telecamera che inquadra quello che vi faremo vedere. Quindi adesso vedete i nostri visi, tra un po' non ci vedrete più. E Complimenti, tre cominciamo. giovani intraprendenti tipografi che mantengono la storia della tipografia, nonostante questa situazione di difficoltà, ma sarà un peggio per la stampa digitale. Complimenti, continuate. Innanzitutto, tra l'altro, ci presentiamo brevemente. Io sono Davide, Matilde, che conoscete, la nipote di Aldo Novarese. Io invece, Davide e Gabriele, Gabriele. siamo due membri di archivio tipografico. In realtà è un team ben più ampio, siamo circa sei persone che gravitano attorno a questa stamperia. Però appunto oggi ci siamo noi presenti a presentare questo progetto. Grazie tra l'altro a tutti quanti per l'invito. A noi fa ovviamente sempre molto piacere parlare all'interno di un format simile di persone così esperte del settore e che possono apprezzare così tanto il lavoro che abbiamo fatto di riedizione. Tra l'altro abbiamo scoperto di recente che era stata organizzata anche una presentazione presso CSG della prima edizione di Alfabeta, per cui ecco, ci sembrava effettivamente il posto più adeguato in assoluto. Sì, c'è una grande, a quanto pare, tradizione di presentazioni di Novarese presso il Centro Studi Grafici di Milano, quindi in qualche modo ci inseriamo in un filone già Già abbattuto. tracciato. Quello che, appunto, come volevamo strutturare la presentazione questa sera era concretamente far vedere i materiali da cui siamo partiti. È il modo in cui il progetto di ristampa si è poi sviluppato. Quindi i materiali originali, appunto, che abbiamo utilizzato per la ristampa, qualche materiale di promozione per il nostro progetto e poi anche qualche testimonianza. Abbiamo tenuto qualche pagina di giornale che ci aveva, appunto, dedicato degli articoli. Che sicuramente hanno contribuito al successo del progetto e poi sicuramente cercheremo di dedicare il giusto tempo poi al prodotto finale e alla sua realizzazione. Quindi io adesso spegnerei la telecamera da cui ci state vedendo e vi inviterei a concentrarvi sulla telecamera di Matilde Argentero, da cui appunto faremo vedere i vari materiali della ristampa. Ok, ci sentite sempre? Ci vediamo, lo vediamo anche. Ok, molto bene. Quindi, allora, il punto di partenza sicuramente è il libro originale, la prima edizione di Alfabeta, come abbiamo detto appunto del 1964, un libro che aveva una funzione fondamentalmente didattica, come viene già esplicitato da Novarese nel frontespizio. L'obiettivo era appunto di insegnare agli alunni delle scuole grafiche l'origine dell'alfabeto latino, quindi in modo molto didattico, in modo molto anche schematico, per così dire, con una grande estensione nel tempo, quindi partendo dalla preistoria, dalle prime forme di scrittura, arrivando poi allo sviluppo del carattere tipografico, al disegno del carattere tipografico, passando chiaramente per tutti i vari stili
che si sono susseguiti negli anni, arrivando agli sviluppi più recenti del disegno del carattere. In mezzo a questa carrellata, Novarese aveva inserito anche la sua personale classificazione del carattere, un'elaborazione appunto che lui aveva sviluppato nel corso degli anni e che aveva finalmente trovato il modo di pubblicare. Questo volume fu pubblicato appunto nel 1964 per edizioni Progresso Grafico. Progresso Grafico è stato citato forse prima, velocemente, era un'associazione di industriali che promuovevano la cultura grafica e tipografica. Quindi Novarese, che ai tempi lavorava per Nebbiolo, sicuramente aveva anche manteneva delle collaborazioni, dei rapporti con questa associazione, e fu per loro che riuscì a realizzare questo libro. Di Alfabeta ci fu un'edizione appunto nel 64, quello originale, e ci fu anche una riedizione nel 1982. Questa riedizione manteneva graficamente lo stesso impostazione, nella copertina soprattutto, all'interno però aveva dei contributi aggiuntivi costituiti da caratteri, da numerosi caratteri che Novarese in quei 20 anni di distanza aveva disegnato e che erano nel frattempo già anche stati pubblicati nel segno alfabetico. Il suo secondo libro, pubblicato nel 71, che però costituiva praticamente una sorta di portfolio, una sorta di raccolta di lavori più personali, come appunto il celebre Stop. Questa edizione è relativamente più rara della prima. Era stampata in offset anziché in tipografia, e aveva lo scopo di essere esatto, un'edizione divulgativa fin scolastica. Abbiamo molti amici di Torino che ci hanno raccontato di aver utilizzato questo testo mentre studiavano al Bodoni o al Paravia, insomma, in delle scuole professionali grafiche, insomma, le scuole superiori professionali. Quindi aveva uno scopo decisamente differente. La prima edizione, che era invece un'edizione molto più curata, molto più da collezione, si può dire, per cui esattamente aveva l'utilizzo di tre colori, aveva la copertina cartonata con la stampa a caldo, era più curata la scelta della carta. E, diciamo, quindi nel momento in cui noi abbiamo deciso quale edizione riedire, ci siamo ovviamente innamorati della prima edizione, perché aveva era sì divulgativa, ma aveva comunque un sacco di caratteristiche più che corrispondevano di più al nostro gusto per il bel libro. L'edizione dell'82 ci è però servita perché in quanto è stata realizzata in offset, è l'edizione di cui sono rimaste le matrici, sono rimaste conservate le matrici. Queste matrici erano sotto forma, non chiaramente, di lastre che erano andate perse. Abbiamo anche fatto un tentativo, Matilde ha fatto un tentativo di recuperare le lastre offset presso la tipografia presso la quale che aveva stampato l'edizione appunto di Alfabeta dell'82, ma ormai erano, insomma, materiali d'archivio che erano andati persi in vari traslochi. La fortuna ci ha assistito in questa incombenza, in quanto sono state rinvenute le pellicole originali da cui erano state realizzate le lastre offset. Quindi da un armadio del Politecnico di Torino sono state rinvenute da Pier Giuseppe Molinar, appunto professore del Politecnico di Torino, che
non ringrazieremo mai abbastanza, questi materiali assolutamente fondamentali per il nostro progetto e che hanno, ci hanno permesso di, appunto, di partire e di essere sicuri che il nostro progetto avrebbe avuto insomma, la possibilità, appunto, di essere realizzato anche ovviamente con le scansioni nella più alta qualità possibile, perché giustamente nel momento in cui abbiamo deciso di affrontare questo progetto, la cui idea ovviamente va accreditato ovviamente Lorenzo, perché noi non ci saremmo mai sognati di cominciare questo progetto senza la sua folle idea. Nel momento in cui lui ci ha proposto questo progetto, il primo problema che siamo effettivamente posti è stato come lo facciamo, perché l'unica se no sarebbe stata smontare completamente il primo libro, scansionarlo e poi rieffettuare tutte le separazioni colore. Nel momento in cui abbiamo trovato queste pellicole, oltre alla qualità di riproduzione che non veniva condizionata dalla riproduzione già effettuata su carta, per cui l'allargamento degli inchiostri e così via, tutte le separazioni colore erano già state effettuate. Quindi comunque non è stato un processo semplice, perché la quantità di scansioni, il cui numero adesso mi sfugge personalmente, erano più di 1000 comunque le scansioni singole che sono state effettuate. In questo diciamo che la pandemia ci ha aiutato ad avere abbastanza tempo libero da passare sullo scanner, però in questo modo avevamo tutti gli impianti digitali pronti per effettuare la ristampa nella qualità più alta e adeguata possibile. Sì, poi c'è da dire che qualche contenuto tra le due edizioni era variato e quindi abbiamo dovuto anche fare una piccola ricostruzione di qualche logo piuttosto che di qualche suddivisione colore che nella seconda edizione era stata gestita diversamente. Quindi, a parte il grande aiuto delle scansioni, abbiamo anche dovuto mettere mano molto poco, ma comunque c'è stata anche una parte di ricostruzione in digitale. Quindi a parte queste parti più tecniche, poi ovviamente la difficoltà è stata cominciare anche tutta una diciamo una propaganda, tutta una presentazione del progetto. Noi sapevamo che effettivamente c'era tantissimo interesse su questo titolo, perché Archivio Tipografico comunque operando a Torino ha pian pianino tessuto dei collegamenti con conoscevamo ad esempio molto bene uno dei direttori di Progresso Grafico, Renato Boglione, che spesso veniva a trovarci qui, quindi noi conoscevamo un po' qual era stato diciamo l'incubatore di questo progetto, e sapevamo attraverso amici e conoscenti che c'era tanto interesse riguardo a questo libro. Il nostro diciamo obiettivo è stato poi quello di allargare questa nicchia, quindi cercare di farlo uscire un po' dai soliti appassionati già di tipografia, che conoscevano già e stimavano insomma il lavoro di Novarese magari già da tempo e già da quando era in vita. Quindi la sfida è stata cominciare a far conoscere il lavoro di Novarese nell'anno del suo centenario con la sua opera che noi consideravamo più interessante, o comunque più adatta per appunto portarla ad un pubblico ampio. Da qua siamo partiti con una struttura di comunicazione che ha impiegato diversi strumenti, dai canali social network a queste cartoline che abbiamo composto a mano con il carattere Augustea e Nova Augustea, e che abbiamo stampato con questo cliché originale appunto risalente agli anni 60, e che abbiamo spedito a amici, sostenitori e insomma persone che pensavamo potessero essere interessate al nostro progetto di ristampa, o interessate o che potessero essere incuriosite dal nostro progetto. Ci ha dato una mano anche moltissimo chiaramente la stampa e i canali di comunicazione più tradizionali, che appunto soprattutto grazie
al fatto che nel 2020 chiaramente ricorreva il centenario di Novarese, ha dato un buono spazio a questo, al nostro progetto, e che sicuramente ci ha dato un grande aiuto, una grande spinta nel fondamentalmente raccogliere fondi per la nostra impresa. Noi partivamo da zero, non avevamo nessun tipo di budget, e quindi tutto l'intero progetto si è potuto reggere unicamente grazie al supporto degli appassionati che abbiamo raggiunto quasi uno per uno in giro per il mondo. Sì, rispondendo anche alla domanda di prima, effettivamente, della difficoltà di trovare dei fondi sufficienti per ristampare un libro comunque così complesso, perché ovviamente è un libro molto prezioso da produrre, a cui noi tra l'altro abbiamo poi aggiunto anche un volume di traduzione, e la risposta è che è assolutamente stato retto unicamente, appunto, come diceva Gabriele prima, dai contributi del Kickstarter. Quindi che è una cosa che noi abbiamo scoperto appunto soltanto facendo questo progetto, non eravamo già in grado di conoscere questo strumento, e quindi ci ha dato molto probabilmente più lavoro di quello che sarebbe stato necessario con più esperienza, ma ci ha dato modo e tempo di costruire una rete di contatti di persone interessate sia alla figura di Aldo Novarese, che è una figura sempre più scoperta anche al di fuori dell'Italia. Figuratevi che più della metà degli acquisti di questo libro sono andati in realtà al di fuori dell'Italia, quindi questo ci fa capire che in realtà l'interesse per questo autore è sempre più ampio e va sempre più oltre i confini nazionali, e che gioca sia quindi sulla figura di un autore così, così rilevante, sia sulla disciplina della tipografia, che è una disciplina che è in costante riscoperta e che ha sempre più persone interessate ad approfondirla e a scoprirla maggiormente. Sì, quindi appunto la natura anche didattica di Alfabeta è stata fondamentale. Durante la campagna Kickstarter, una cosa che abbiamo fatto, come appunto prima accennato Gabriele, ogni giorno noi scrivevamo una ventina, trentina di mail a persone differenti, informandole del progetto che stava nascendo, e abbiamo sempre ottenuto una bellissima risposta dalle persone, che erano felici di contribuire a ristampare un progetto così rilevante culturalmente. È sempre stato chiaro per tutti noi che era più il fine principale era culturale, della ridiffusione di un testo che per noi, noi sentivamo molto caro e familiare, e che volevamo che più persone conoscessero. Quindi nel momento in cui si parlava in una maniera così diretta con le persone che abbiamo contattato, abbiamo sempre trovato grande riscontro nell'aiutarci, un positivo riscontro nell'aiutarci a realizzare effettivamente questo progetto. Un'altra cosa che ci ha permesso di fare appunto la raccolta fondi, quindi il periodo dedicato a far conoscere Aldo Novarese in Italia e all'estero, è stata la possibilità di avere tempo per studiare la figura di Novarese e per anche lavorare con i suoi caratteri, con i materiali che aveva realizzato. Quindi da un lato la famiglia di Matilde ci ha generosamente aperto gli album di famiglia e ci ha appunto permesso di conoscere un po' più dal punto di vista privato la figura di Novarese, e dall'altro abbiamo riaperto i cassetti del nostro archivio tipografico, quindi abbiamo riaperto i cassetti che contengono i suoi caratteri di piombo, e li abbiamo utilizzati per produrre nuovi oggetti, nuovi prodotti, nuovi poi strumenti di comunicazione e di promozione per il nostro progetto, ma anche proprio per la figura e per il lavoro di Novarese stesso. Questo sempre nel col fine generale di
riaprire in qualche modo gli studi e riattivare l'interesse su questa figura. Sì, il fine appunto del progetto, non ci stancheremo mai abbastanza di dirlo, è sempre meno commerciale e più culturale, quindi il fatto proprio di dare la possibilità di creare degli strumenti che poi possano essere fonte di future ricerche. Noi appunto sappiamo bene di non essere dei ricercatori, ma di essere dei progettisti grafici, per cui il fine con cui l'abbiamo fatto è proprio il fatto la possibilità di creare dei nuovi strumenti che le persone possano utilizzare per studiare maggiormente sì la tipografia, dato che parla della storia del carattere, ma comunque come si diceva prima, in realtà con un modo molto leggero e molto visivo, per cui è chiaro che sia stato un libro fatto da un progettista di caratteri e non da uno storico, quindi ci riscontravamo abbastanza nella sua figura, nel modo di trattare, ma che gettasse quindi che sia anche un libro che getti le basi per lo studio della figura di Novarese. Sì, uno degli aspetti più interessanti forse del libro è vedere come lui si approccia ai diversi argomenti e la selezione di caratteri che lui fa per descrivere le varie influenze tipografiche, i vari stili che si sono susseguiti all'interno della storia della tipografia e della scrittura, quindi è interessante vedere il suo punto di vista e come i suoi caratteri sono stati inseriti in questa storia lunghissima che finisce con il rectaer. Con l'eurostile. Finiva con... Sì, finiva. Inserisco, spero che Matilde, che è una graphic designer, abbia la possibilità di continuare la storia della famiglia. Quindi aspettiamo un suo font a poco, tra breve. Vabbè, non vorrei deludervi, ma... ci proverò. Bene, già questa è una buona partenza. Ma infatti è stato molto interessante per noi appunto il fatto di entrare in relazione con una persona come Matilde, che era parte della famiglia di Aldo, no? Quindi noi che l'abbiamo sempre studiato molto, lo conoscevamo diciamo freddamente dietro dei libri, dietro le sue creazioni, e lei lo conosceva invece molto intimamente, poco professionalmente, quindi è stato interessante nel momento in cui ci siamo conosciuti il fatto di aver creato questo ponte attorno alla figura di Novarese, che abbia creato poi, grazie alla scintilla di Lorenzo, abbia creato un così bel progetto di cui siamo molto fieri. Tra l'altro sì, non abbiamo neanche spiegato effettivamente che cos'era questo oggetto che stavamo sfogliando. Questo è uno specimen che abbiamo stampato interamente a caratteri mobili all'interno di Archivio Tipografico e che fa poi parte dell'edizione che abbiamo chiamato Deluxe di Alfabeta, per cui oltre ad avere il volume principale di Alfabeta, quindi la ristampa tale quale, ha in aggiunta la traduzione, la Reader's Guide che contiene la traduzione in inglese, più dei contenuti aggiuntivi, quindi sono dei testi scritti da Tommaso Troiani, da Enrico Tallone, e una piccola introduzione del team di progetto, quindi scritta da noi, Matilde e Lorenzo, più un contributo diciamo del traduttore, che è Alta Price. Ringraziamo tutti questi autori perché hanno ovviamente creato una bellissima atmosfera di introduzione al libro di Alfabeta, che credevamo che non fosse sufficiente appunto mettere il libro tale e quale nelle librerie delle persone, ma necessitasse un'introduzione, quindi un contesto storico e culturale del momento in cui era stato realizzato questo libro, in modo che le persone lo potessero fruire, e poi ovviamente seguito dalla traduzione, che per noi è importantissima, perché come vi dicevo ci siamo affacciati molto al mercato internazionale, era sempre stata la nostra, un po' la nostra missione, quella di far uscire il nome di Aldo Novarese dall'Italia, farlo conoscere sempre di più. Troviamo che pian pianino ci sia sempre più interesse sulla Nebbiolo e su Novarese al di fuori dei confini nazionali, e che sia giusto che anche noi italiani cerchiamo ogni tanto di ricordarlo, e che non siano sempre gli altri a ricordarci il patrimonio che abbiamo.
Detto questo, ecco, non ci dilunghiamo ulteriormente, abbiamo già parlato tantissimo, ci diamo la parola a Lorenzo, giusto? Che viene dopo di noi. Allora, prima di passare a Lorenzo, un grazie perché la presentazione è ottima, abbiamo avuto la possibilità di vedere quindi le varie edizioni storiche, le vostre, e ci auguriamo che ci sia da parte di Lorenzo e di Matilde uno stimolo a nuovi progetti, ovviamente con la collaborazione di Gabriele e di Lorenzo. Quindi a te. Grazie mille Giovanni, innanzitutto per davvero ancora l'invito che hai portato avanti con piacevole insistenza. Quello che avete visto effettivamente è stato il risultato di un lavoro davvero impegnativo e le scelte che abbiamo fatto non sono state solo la scintilla, l'idea, d'accordo è mia, però se non si fosse creato questo gruppo di lavoro e soprattutto in un contesto così fertile come un ambiente come Archivio Tipografico, non avrei mai potuto realizzare un'opera del genere. L'idea nasceva fondamentalmente dalla voglia di recuperare un libro importante, appunto come Alfabeta, nella sua edizione del 64, un'edizione che è piuttosto difficile, piuttosto cara da rintracciare. Si può trovare con un po' di pazienza e perseveranza, ed era quello che ero riuscito a fare. Però mi colpiva moltissimo la difficoltà e il fatto che un libro così bello fosse difficile da reperire, non fosse alla portata di tutta quella comunità di designer, di tipografi, di appassionati di grafica, che sicuramente, come già hanno detto i ragazzi di Archivio, hanno una particolare attenzione sulla storia della tipografia e figure importanti come quella di Novarese. E quindi l'idea di affidarmi ad un sito come Kickstarter per finanziare questa idea mi era venuta soprattutto corroborata dal fatto che avevo scoperto per caso, diciamo approfondendo un po' la biografia di Novarese, che il 2020 sarebbe stato proprio il centenario della sua nascita. Io avevo recuperato appunto il volume pochi mesi prima, mi sembrava veramente l'occasione ideale per rilanciare un'opera del genere. Appunto, la difficoltà comunque erano enormi, non avevo assolutamente idea di come rintracciare gli aventi a diritto, la famiglia ovviamente, né reperire il materiale di stampa adeguato a realizzare una ristampa professionale. E quindi, come Davide diceva poco fa, l'alternativa sarebbe stata quella di fare delle scansioni di un libro, però con tutti i problemi ovviamente legati ad un'operazione del genere. Grazie all'intermediazione di Sandro Berra, che sicuramente molti di voi conoscono, di Tipoteca, mi mise in contatto appunto con Matilde Argentero, e grazie a lei con Archivio. Quindi in modo abbastanza fortuito, diciamo, ma anche dietro una certa perseveranza, si creava questo gruppo di lavoro che era abbastanza eterogeneo, ma sicuramente aveva le competenze per provare anche solo a immaginare un progetto del genere, perché io lavoro come progettista grafico editoriale, Archivio Tipografico ha un'esperienza straordinaria sia nella stampa tradizionale ma anche nel type design moderno, e anche Matilde è una progettista grafica. Quindi improvvisamente il team si era costituito, avevamo, diciamo, le energie e la voglia di fare. Grazie al rinvenimento delle pellicole, improvvisamente eravamo riusciti a chiudere un cerchio. Tutto questo a pochi mesi in realtà da quella scadenza che era come una tagliola che ci eravamo dati, cioè quel 29 giugno del 2020, che costituiva nelle nostre intenzioni una data irrinunciabile per appunto lanciare questo progetto. E quindi considerate che noi ci siamo conosciuti, perché appunto prima di settembre-ottobre del 2019 non ci eravamo mai visti prima, proprio durante i Graphic Days di Torino, che è fra l'altro un appuntamento che sicuramente molti di voi conoscono, perché è un momento in cui vengono proposte mostre, incontri, tutto legato al mondo della grafica e della tipografia. Ci conoscevamo allora e quindi nei mesi successivi incominciavamo a incontrarci a Torino con delle prime riunioni dove le idee venivano gettate sul tavolo con anche molta fantasia e con
appunto la voglia di capire quale sarebbe stato il metodo migliore da seguire. Inizialmente addirittura c'era stata un'idea di ristampare entrambi i volumi, cioè Alfabeta e Il segno alfabetico. Invece, guardando meglio, valutando meglio le possibilità di una buona riuscita, ci siamo appunto concentrati sull'edizione del 64, proprio in virtù del suo aspetto e dei suoi contenuti, altamente pregevoli entrambi. E quindi a partire da dicembre-gennaio del 2020 cominciavamo a incontrarci con cadenza regolare, circa una volta al mese, a Torino, presso la sede bellissima di Archivio Tipografico che avete potuto in parte vedere grazie al collegamento. E quindi buttare idee sul tavolo. Avevamo dei diagrammi fitti di possibilità e anche appunto ci confrontavamo con gli scogli che emergevano poco alla volta. Il rinvenimento delle pellicole ci aveva sicuramente risolto un problema, però paradossalmente ne aveva generati altri, perché abbiamo dovuto dotarci banalmente di uno scanner professionale per realizzare delle scansioni ad altissima risoluzione. Queste scansioni ad altissima risoluzione erano così dettagliate che avevano recuperato un po' di sporcature presenti sulle pellicole, nonostante un lavoro molto importante di pulizia manuale delle pellicole stesse, perché erano ovviamente state conservate in uno stato magari non ottimale di conservazione. E quindi ci trovavamo davvero in una situazione di uno sforzo quasi costante, risolvevi un ostacolo e se ne generavano altri. E quindi la scansione delle pellicole nel numero appunto di più di 1000 scansioni andava a costituire la parte più importante su cui basavamo il lavoro di ricostruzione del libro. Io ora andrei a condividere momentaneamente il mio schermo per mostrarvi anche soltanto l'impaginato, considerate appunto che il libro è stato reimpaginato completamente in InDesign, rispettando ovviamente il formato e la scansione delle pagine originali e quindi realizzando una griglia di progettazione dentro la quale siamo andati ad inserire prima di tutto tutte le scansioni divise con i tre colori della edizione originale del 64, cioè l'ocra, l'ottagno e il nero. Appunto la prima edizione era stata stampata in tricromia. E come vedete qua sotto ho un livello nascosto che è quello delle scansioni, chiamato così, ovvero le scansioni realizzate proprio su un libro originale. La prima difficoltà era quella di andare a riposizionare correttamente tutti gli elementi, perché appunto vi ricordo che le pellicole ritrovate erano tutte divise, cioè noi nella pellicola non avevamo la pagina nella sua interezza, ma avevamo i diversi elementi che costituivano la pagina. E quindi magari una composizione d'immagine come questa che vedete qui in alto a destra non è detto che fosse sempre un'unica immagine, ma magari erano diverse scansioni. E quindi questa traccia fantasma che abbiamo tenuto sotto è stata fondamentale per andare a posizionare tutti i vari elementi, le varie scansioni che appunto vanno a costituire il libro. Successivamente l'inserimento del testo a scorrere, quindi non testo derivato dalla scansione, ma un testo che è stato riscritto in qualche modo e rivisto e riletto, ci ha permesso di rispettare in modo molto più rigoroso anche la griglia. E quindi chi avrà magari l'occasione di confrontare le due edizioni noterà che banalmente la distanza dei margini interni del testo è molto più regolare nella nostra edizione. Questo semplicemente ci siamo sentiti di apportare questi piccoli interventi nell'ottica di preservare al massimo ovviamente la forma originaria. L'intento era davvero di un rispetto quasi maniacale
dell'opera. Però ci siamo anche sentiti in dovere di apportare quelle micro aggiustamenti che ci permetteva appunto un intervento del genere, nell'ottica di fornire ai nuovi fruitori un volume ancora più, se possibile, preciso nella sua forma. Ci siamo appunto confrontati anche con problemi, ad esempio ricordo che la colonna traiana, che viene ovviamente riportata da Novarese parlando dell'inizio della storia del carattere, non avevamo nelle pellicole la rappresentazione della colonna della seconda edizione, che non era esattamente quella della prima edizione. Quindi è stato davvero un lavoro piuttosto complesso, molto stratificato e molto lungo, che è stato reso possibile dalla cooperazione di davvero un team che si è integrato molto bene, ha lavorato in modo coeso fin da subito, anche stimolato dalla presenza, so che ci sta seguendo, di Federica Novarese, che è la mamma di Matilde, la figlia di Aldo Novarese, che fin dall'inizio ci ha seguito e ci ha stimolato col suo entusiasmo. E quindi fondamentalmente questo è stato il lavoro piuttosto importante per quanto riguarda il libro in sé, che ora vi sto appunto mostrando nella sua versione digitale, prima di mostrarvi invece più nel dettaglio, grazie alla telecamera, la sua copia fisica. Ad esempio, pagine come questa sono state piuttosto complesse, perché se andiamo a vedere ci sono veramente tanti elementi che si vanno a sovrapporre uno con l'altro. Adesso io la sto scomponendo soltanto per farvi vedere velocemente. Il libro è stato riletto attentamente a caccia di piccoli refusi che erano sfuggiti fin dalla prima edizione originale, ed è stato brillantemente stampato da Grafica Antiga. Per cui anche per la stampa ci siamo affidati a dei professionisti che hanno realizzato un'opera davvero eccellente. Abbiamo scelto anche, per dire, la scelta dei colori è stata proprio precisa sull'edizione originale, la scelta della carta usata, cioè abbiamo usato la Fedrigoni Arena, che avesse la stessa tonalità giallina dell'originale. Insomma, l'approccio è stato davvero filologico, proprio alla ricerca di una massima corrispondenza. Ci siamo affidati appunto a Kickstarter perché un lavoro del genere era ovviamente un lavoro che richiedeva grandissime risorse economiche, a prescindere dal fatto che tutto il nostro lavoro, le nostre ore, il nostro impegno era ovviamente gratuito, credevamo nel progetto a prescindere da una retribuzione personale, se non fosse quella della soddisfazione di vederlo realizzato. Per cui diciamo che abbiamo risparmiato dal punto di vista dell'impegno fisico e della nostra professionalità, però eravamo ovviamente consapevoli che ristampare un'opera del genere necessitava di risorse che non avremmo mai potuto racimolare da soli. E quindi l'idea di affidarci ad una campagna Kickstarter, ora vi faccio vedere la pagina, che è ancora attiva, chiunque voglia andare a vederla può tranquillamente selezionare Kickstarter e Alfabeta e verrà ricondotto a questa pagina, nella quale c'è la descrizione in inglese del progetto, ci sono tutte appunto delle immagini molto evocative, ci sono la descrizione della doppia edizione che abbiamo realizzato e quindi la descrizione del procedimento che abbiamo seguito, e ovviamente tutte le ricompense che i nostri sostenitori, a cui potevano accedere i nostri sostenitori. Inoltre vi invito, se avrete voglia, di guardare il video, basta appunto cliccare su Riproduci, perché è un video davvero emozionante. Sono 6 minuti che però volano via, non ve ne accorgerete, e nel quale una voce fuori campo va a descrivere appunto tutto il progetto nella sua interezza, accompagnata da delle immagini molto belle realizzate all'interno di Archivio Tipografico. Anche in questo caso abbiamo deciso di affidarci a dei professionisti, a dei professionisti che hanno realizzato questo video, questo montaggio. Quindi
Insomma, il dispiego di risorse era elevato e fortunatamente è stato premiato da una raccolta fondi che è stata davvero straordinaria, perché ha quasi raddoppiato quella cifra che indicativamente avevamo fissato come soglia minima per finanziare, per far partire il progetto. Anche affidarci ad una traduttrice esperta come Alta Price, che è specializzata nella traduzione di libri divulgativi nel campo della grafica e della tipografia, è stata una scelta importante, perché ci ha permesso di avere la prima traduzione del libro, perché non era mai stato tradotto prima, fatto da una professionista che mastica, che conosce molto bene tutti i termini legati al mondo della tipografia e della grafica. Quindi tutti questi elementi, diciamo, sono stati gli scogli che abbiamo trovato sul nostro percorso. Un percorso di lavoro che appunto si è sviluppato in circa 6-7 mesi di lavoro. Ognuno di noi ovviamente aveva il proprio lavoro quotidiano da seguire, però nel tempo libero e sempre di più avvicinandoci alla data del 29 giugno, che è stata del 2020, che è stata la data esatta in cui è partita la campagna Kickstarter, abbiamo dedicato sempre più tempo e più energie. Devo di nuovo sottolineare quanto tutta la comunità di persone a cui ci siamo rivolti, sia del mondo della grafica e della tipografia, quanto si sono dimostrati immediatamente ricettivi a questo progetto. Ne abbiamo parlato veramente con tante persone, editori, type designer, tipografi, ognuno di loro ci ha dimostrato fin da subito un interesse vero, sincero per quest'opera, che davvero ci ha entusiasmato e ci ha stimolato ad andare avanti, confidando appunto in una risposta positiva che poi fortunatamente è arrivata. Ora io vado un attimo a condividere anche una telecamera da scrivania, soltanto per farvi rivedere velocemente la nostra terza edizione, nella sua versione regular, chiamiamola così, che è quella che potete ancora trovare, chi vorrà recuperarla sul sito di Archivio Tipografico, che è costituita da un cofanetto di cartoncino che contiene appunto la riedizione anastatica del libro con delle piccole migliorie. Ad esempio, la sovraccoperta è stata realizzata con una sovraccoperta antistrappo, a differenza della sovraccoperta originale, che è questa del 64, che come vedete è una sovraccoperta normale. Quindi ancora una volta ci siamo affidati anche ai consigli di Grafica Antica per realizzare un'opera che potesse in qualche modo aggiungere qualcosa in più rispetto all'originale. Questa poi ovviamente è il libro che avete visto poco fa in versione digitale, e quindi potete appunto apprezzare chi lo leggerà l'estrema rigore, ma anche l'approccio divulgativo di un'opera che va a ripercorrere la storia della scrittura e della tipografia, e appunto poi con questa 10 tavole della classificazione novarese, che appunto comparivano per la prima volta nell'edizione del 64. Il libro commentario è un'aggiunta che trovate soltanto in questa edizione, che appunto comprende la nostra introduzione del team di lavoro e i pezzi di Tommaso Troiani, che tra l'altro vi invito anche a rintracciare la sua tesi tutta dedicata a Novarese, perché è veramente eccellente, Enrico Tallone e la stessa traduttrice Alta Price, che ha arricchito con un suo intervento personale. E soprattutto poi tutta la traduzione in inglese, che è stata realizzata con particolare, secondo me, particolare cura, anche per agevolare la lettura di una traduzione rispetto al libro originale. Come vedete in basso sono presenti le miniature delle pagine del libro originale per permettere facilmente l'associazione mentale della traduzione rispetto all'originale. Quindi è stato fatto anche un grande lavoro di progettazione ex novo grafica, proprio per permettere una fruizione da parte di un pubblico
che non fosse italiano dell'opera tradotta. Questa è la versione regular, appunto, che è ancora disponibile. Per chi ci voleva sostenere fin dall'inizio attraverso Kickstarter, abbiamo realizzato anche un'edizione deluxe, appunto, che è arricchita dallo specimen che avete visto poco fa. Vorrei mostrarvi anche l'attenzione che abbiamo cercato di avere anche soltanto per l'imballaggio. Questo è il cartone con un timbro che reca stampato il titolo e il nome di edizione archivio tipografico, all'interno del quale potevate trovare appunto l'edizione deluxe, realizzata questa volta con un cartoncino, con un cofanetto molto più rigido, rivestito in carta telata, con stampa con impressione del titolo, stampato attraverso un cliché, e all'interno del quale troviamo sempre il libro, la riproduzione anastatica, il libro commentario e lo specimen che poco fa vi mostravano i miei soci di archivio tipografico. Quindi questa è stata appunto la nostra idea, a cui siamo arrivati, come vi ho raccontato, grazie proprio ad un lavoro molto importante, approfondito, di confronto, prima di tutto fra di noi che facciamo parte del team di progetto, ma anche con tante persone che ci hanno affiancato. Cito soltanto a titolo, diciamo, collettivo Piero De Macchi, che come molti di voi sanno è stato uno dei collaboratori storici di Novarese presso lo studio artistico della Nebbiolo, è un raffinato disegnatore di caratteri tipografici e che è stato una delle prime persone con cui ci siamo confrontati per avere una spinta iniziale, che è stato prodigo di consigli per avviare questo progetto. Questo è un po' una carrellata. Allora, da Lorenzo abbiamo sentito la parte conclusiva, mi è piaciuta, la domanda l'avrei posta se era ancora disponibile qualche opera che è veramente meritevole, e lui ci conferma che sono ancora disponibili. Se ci sono delle domande, il nome dello stampatore, lo stampatore Grafica Antica, qualcuno ha già dato le risposte, indipendente dallo stampatore bisogna apprezzare l'opera nella sua interezza, non solo sotto l'aspetto di stampa. Ci sono, ripeto, delle domande, potete intervenire, come diceva Renato all'inizio, noi diamo spazio a tutti, quindi a voi la parola. Sì, Giovanni, io nel frattempo ne approfitto per dire che l'opera, nella sua versione regular, è ancora disponibile presso l'archivio tipografico e volevamo appunto offrire un piccolo sconto al centro studi grafici, che appunto poi inoltreremo, sarà un piccolo codice che al momento dell'ordine potrete inserire per ottenere un piccolo sconto. No. Per correttezza noi diciamo che abbiamo una panoramica di persone presenti che sono mix tra il centro dell'associazione Centro Studi Grafici e altre ovviamente persone che abbiamo coinvolto, perché noi vogliamo essere così a 360 gradi per avere maggior diffusione del messaggio. Siamo certi che l'invito è arrivato a molte persone, sappiamo le difficoltà anche di collegamento, prima non so se mi avete visto che qualcuno ha risposto perché aveva difficoltà come sempre a livello forse informatico piuttosto che di rete, però è significativo questo aspetto. Noi, se siete d'accordo, voi colleghi dell'archivio tipografico e tu Lorenzo, magari inoltriamo a tutti questo coupon per rendere merito e ringraziarvi veramente della vostra partecipazione. Nel 64 c'è stato Aldo Novarese, nel 2021 ci siete voi e speriamo di poterci rivedere anche con le prossime iniziative, perché secondo me avete già nel cassetto qualche idea per fare qualcos'altro, visto questo grande successo. È veramente, da parte mia e penso di tutti i partecipanti, ci sia veramente una gratificazione nei vostri confronti, perché l'idea, non siamo in diretta, quindi un applauso non ve lo sentite, ma ve lo meritate, perché, ripeto, pregevole questa invenzione di rieditare un prodotto di questo livello. C'è qualche altra domanda? Non vorremmo farvi far tardi, perché sappiamo che ci sono sempre le solite cose, gli impegni, chi è ancora sul pezzo, sul lavoro. Renato, sei stato soddisfatto della spiegazione?
Sì, stavo facendo un battito di mani. Lo sapevo, era per quello che ti volevo coinvolgere. Giovanni, volevo sottolineare, se posso. Eccolo qua, l'Adalberto. Non conoscevo questa iniziativa, mi rende molto felice, mi complimento con gli autori, anche perché questi personaggi, Novarese è stata una colonna, vengono dimenticati, e allora queste iniziative sono molto importanti, perché, e poi tu sai, anche noi con le pillole che facciamo, pillole culturali, cerchiamo proprio di far rivivere questi personaggi e queste invenzioni. E di Novarese mi ricordo una cosa che mi è rimasta veramente impressa, che ne parlavo anche con i miei ragazzi, era la classificazione, la comparazione in quella bellissima tabella, dove diceva: se noi mettiamo un ornato con un bastone può stare bene insieme, ma se mettiamo un ornato con un calligrafo non va più bene. Ecco, insomma, quello lì era proprio un punto che mi ha sempre... Ecco, vedo che hanno sfogliato, è proprio quella la tabella che memorizzo, e quella lì è una cosa unica, secondo me, di Novarese, perché ci sono le classificazioni dei caratteri uni, ma lui ha dato una classificazione dei caratteri, che questo è un po' un denominatore comune, però ha fatto questa tabella, questa tavola, che per me solo quella merita tantissimo. Complimenti, ragazzi, non vi conosco, ma siete stati molto bravi. Ad Alberto Monti, che è un professore storico della scuola di grafica di Bologna, lo conosce poi tutta l'Italia, e lui fa finta di non essere così conosciuto, ma è significativo. Siccome non ha nulla da fare ed è un giovane intraprendente, appassionato di tipografia e non solo, ha inventato i caroselli, queste piccole culturali, su dei caroselli un quarto d'ora, 20 minuti, ma che sono un po' un revival storico. Approfittane per invitare, ad esempio, i colleghi dell'archivio tipografico in un carosello che tu organizzi. Ecco, la prossima, non quella di domani sera, che ci sarai tu, Giovanni, domani sera. Ma sì, domani parliamo di silografia, pensate un po' alla mia età, durante il giorno il computer, alla sera lo silografo. Dimmi. E la prossima, invece, la successiva, ci sarà Silvia Antiga, che ci avete stampato il volume lì, conoscerete benissimo. Ecco, quindi giochiamo in casa, in poche parole. Ma avete parlato dell'archivio tipografico. L'archivio tipografico dove si trova? È un museo? Che cos'è? Allora, Adalberto Monti ha avuto un problema di collegamento, quindi gentilmente i colleghi dell'archivio tipografico, magari Matilde, che in questo caso è una giovane intraprendente, spiega ad Adalberto. Non voglio portare via del tempo. No, dai, una spiegazione te la concediamo per questa tua apparizione. Ma in realtà io sono la persona meno opportuna di parlare di questo progetto, perché io sono piombata qui un paio di anni fa perché volevo imparare a stampare. Poi da lì è nato tutto quello che è seguito e che Lorenzo ha descritto benissimo. Però io ero un'appassionata di, diciamo, di tipografia, ma proprio... Aspetta, scusatemi, salvo i miei errori, non avete detto dove siete? Abbiamo detto a Torino. A Gabriele, per raccontarvi questo. Allora, Gabriele, raccontaci un po' per Adalberto Monti come funziona e come è gestito e cosa possiamo fare magari per venirvi a trovare all'archivio tipografico. Dunque, l'archivio tipografico è una collezione di caratteri e di macchine da stampa che si trova a Torino, e non per caso si trova a Torino perché raccoglie moltissimi dei caratteri che si trovavano a Torino fusi dalla Nebbiolo, e quindi insomma la vicinanza geografica faceva sì che a Torino ci fossero moltissime tipografie che alla fine degli anni 90 hanno cominciato a chiudere, a dismettere i propri materiali. Questi materiali sono stati raccolti da un appassionato che si chiama Emanuele Mensa, e che ha cominciato a costituire la sua tipografia ideale. Questa tipografia, appunto, personale di Emanuele è diventata poi l'archivio tipografico, che adesso a oggi è una struttura che si trova appunto sempre a Torino, che
non è propriamente un museo e non è propriamente una tipografia, perché utilizziamo macchinari storici, insomma i macchinari classici di stampa tipografica come la pianocilindrica, le pianocilindriche Heidelberg, le macchine a platina Heidelberg, i caratteri di piombo, i caratteri di legno, appunto saltuariamente per progetti culturali, per progetti artistici e anche per progetti accademici. Quindi mettiamo a disposizione il patrimonio di caratteri, di macchine e di libri di chi abbia l'interesse di o di lavorare con la stampa tipografica praticamente, quindi imparare a stampare e utilizzare questi materiali, oppure di studiarli, lavorare sul disegno del carattere, lavorare sulla storia della tipografia della stampa tipografica in Italia e soprattutto a Torino. Ma fate parte dell'Associazione Italiana dei Musei della Stampa e della Carta? No. Male? No. Come male? Adesso cosa facciamo? È Luigi Lanfossi. La concorrenza. Perché in realtà ci siamo recentemente solo... allora, prima di tutto, appunto, come abbiamo detto, non siamo propriamente un museo, quindi... Non abbiamo mai cercato di promuoverci in quanto tale, e poi solo recentemente ci siamo costituiti come associazione, in quanto prima eravamo una società vera e propria. Adesso da quest'anno siamo diventati un'associazione di promozione sociale, che per adesso conta solo i membri fondatori. Ci stiamo organizzando per attivare un programma di un programma tramite il quale sarà possibile diventare soci e insomma accedere a diverse possibilità e diverse opportunità che offriremo, di corsi e di possibilità di consultazione e di utilizzo del materiale. E attualmente lo spazio è aperto ed è visitabile su appuntamento, quindi chiunque fosse interessato, adesso che ormai i confini sono quasi tutti riaperti, ci può scrivere alla nostra email, che è info@archiviotipografico.it, può cercarci sui vari canali, insomma il nostro sito è sicuramente il punto di partenza più semplice, che è archiviotipografico.it, e da lì in poi, insomma... Chi fosse interessato a sapere di più, ad avere maggiori informazioni o a venire a visitarci può entrare in contatto con la nostra realtà. Grazie, sei soddisfatto? Gentile. Soddisfattissimo. Benissimo. No, io sono contento, sai perché? Perché prima di tutto, come dicevo prima, poi non la voglio tenere lunga questa cosa qua, per rubare del tempo che non voglio assolutamente. Prima di tutto perché ci sono dei personaggi importantissimi che hanno dato tanto, tanto, tanto e nessuno li conosce. Nessuno sa chi sono questi qua. Per non rubare tempo alla tua descrizione, sappiamo che tu sei autore di un libro importante. No, Radio. Ma dai, quello non c'entra niente. Non è pubblicità, c'entra. Ma è solo per dire che anche D'Alberto Monti ha realizzato un'opera che era... nel suo cassetto da quando era piccolo, che è riuscito a portare avanti come il progetto di Alfabeta. Quindi complimenti, sarà un modo di interscambio no, volentieri, quello così lo metto nella loro biblioteca, glielo dono volentieri. Ma è perché anche questo, vedi, quando ho cominciato a sentire così il nome di Cesare Ratta, io dicevo, ma chi è questo qua? E poi leggendo quello che ha fatto, cercando di sfogliare, che ha fatto più di 50 pubblicazioni, è conosciuto nel mondo ma non è conosciuto in Italia. È stato maestro della prima scuola tipografica di Bologna, ma era degli operai, non era del comune, non era dello Stato, era degli operai. E gli operai hanno comprato la prima macchina tipografica, che se venite a Bologna, andate al Museo del Patrimonio Industriale, nella sala auditorium c'è la prima platina tipografica che hanno comprato gli operai.
e solo dopo è stata ceduta al Comune di Bologna. Allora io quando ho imparato, cioè quando ho capito chi era questo personaggio e nessuno lo conosceva, allora dicevo, ma ragazzi, e allora vedendo questa cosa qua di Novarese mi ha entusiasmato quando anche con Giovanni ha detto, sai che facciamo questo incontro così, ma è magnifico. Adalberto, non ti voglio togliere la parola, ma c'è Luigi che scalpita per entrare in collegamento. Però c'è una cosa, hai promesso agli amici di Torino il tuo libro e quindi un modo di organizzarvi poi il recupero. Quindi Lorenzo, tu farai da intermediario. Allora, io non posso guidare ancora, guiderò se va tutto bene, perché mi hanno aperto la testa, nel febbraio del 2022. Però organizziamo una se gita. Uno di voi passa da Bologna, io ce l'ho qua l'opera, ve la do più che volentieri. Non avete volentieri. Visto che siamo riusciti a avere appunto questa situazione di opera unica che veramente merita, perché io ce l'ho e me la conservo gelosamente. Luigi, parla. No, io volevo solo fare i complimenti perché è stata veramente un'operazione eccezionale. E poi se mi salutate Emanuele Mensa, che e non c'è, veramente, che non c'è, ma che peccato. Secondo me è stato è l'anima di Archivio Tipografico e quindi è veramente eccezionale. Un suggerimento vorrei farvi. Io ho fatto l'Istituto Rizzoli, incominciato nel 63, finito nel 67, quindi Aldo Novarese era sicuramente un mito. Mi piacevano tantissimo gli specimen che faceva come Nebbiolo, che erano uno più bello dell'altro. Si potrebbe fare una raccolta, un volume che raccolga tutti gli specimen? Perché alcuni ce li ho, alcuni li ho dati a Silvia Antiga, quindi sono sparpagliati e sono bellissimi dal mio punto di vista, erano veramente delle opere veramente pregevoli. Guarda che Lorenzo non ha tempo da perdere, deve fare anche il grafico letterista di fumetti e quindi non mettiamoli altre carne al fuoco che poi non produce più, non fa più fatturato. Se gli hai dato questa idea c'è il rischio poi che parte in quarta. Allora. No, grazie Luigi per questo stimolo, ci penseremo, perché no? Ma soprattutto è tutto probabilmente in mano ad Archivio Tipografico, perché io sono un estimatore di questi specimen, ma purtroppo non li posseggo e li vado ad ammirare nei musei come il bellissimo Museo della Stampa di Lodi, che è eccezionale, in cui collabori tu. Va bene. Bene. Ci sono altre domande, altrimenti ci salutiamo ringraziando gli amici di Torino, in questo caso Lorenzo, che più di una volta l'ho strapazzato, stressato e chi ne ha più ne metta per organizzare questa iniziativa. A noi è piaciuta molto, al Centro Studi Grafici ha partecipato volentieri e se saremo poi in possibilità di fare la visita anche all'Archivio Tipografico, perché è un'abitudine il Centro Studi Grafici, visitare delle aziende, visitare dei contesti come i musei, come delle attività appunto di questo tipo culturale. Magari appunto avremo l'occasione di rivederci. Scusate, un'ultima cosa che volevo chiedere, ma la tecnica di stampa che è stata utilizzata per il volume, qual è stata? Offset. Tutto offset. Per il volume sì, in offset c'è stata, abbiamo noi abbiamo stampato solamente la copertina tipograficamente diciamo, è stato fatto solo in tipografia, in tipo impressione, però all'interno del libro è in offset. Rispecchia le pellicole di una volta, oggi col CTP una volta con le pellicole, quindi anche in questo caso un'evoluzione. Mentre invece lo specimen l'avete fatto tutto tipograficamente. Sì, è tutto piombo composto a mano. Sì, bravissimi. Immaginavo. Complimenti. Grazie. L'iniziativa è piaciuta, le persone sono rimaste collegate e se vuole, in questo caso, se c'è ancora Simone, vuole chiudere perché è il presidente e noi vogliamo che con l'associazione ci siano sempre più giovani e un po' meno datati come me che partecipano a queste iniziative, quindi se è ancora presente. Sono qui Giovanni. Eccolo qua. Ringrazio anch'io tutti voi, è stato davvero tutto molto interessante, ho imparato anche cose che non sapevo, quindi tutta cultura. Saluto ad Alberto che non vedo da tanto tempo. Ciao. Scusa Simone, io non mi ricordo perché
ho avuto un grave incidente, la memoria è andata un po' a farci benedire, allora mi fa piacere, scusami, per me questa è la migliore medicina, quando mi dicono ciao, sai che mi ricordo, grazie, grazie Simone, spero di incontrarti presto. Presto, a Milano, agli Artigianelli. Va bene, grazie, e adesso vedi mi hai fatto ricordare tutto. Sì, dai, ti ricordi anche Icio. Icio, poi Icio me lo ricordo perché Icio sempre, ma anche te mi ricordo perché ti ho visto dopo quando io ho fatto le ultime lezioni lì, sì. E adesso mi ricordo, salutami gli amici degli grazie. Artigianelli, grazie, grazie. Grazie dall'archivio tipografico e a Lorenzo per il vostro contributo, per la, insomma, grazie. Bravi, i complimenti. In chiusura vorremmo solo, appunto, avevamo accennato la possibilità di ordinare l'alfabeta con un piccolo sconto, vorremmo appunto informarvi del fatto che vorremmo offrire uno sconto del 10% a quanti siano collegati adesso o vedranno il video nei prossimi giorni con il codice ACSG da inserire nell'acquisto dello store via internet dello store di Archivio Tipografico, un codice appunto che sarà attivo da domani fino a domenica. Bene, grazie, veramente piacevole anche questo omaggio, quindi cerchiamo tutti di fare un'operazione anche di sostegno, perché come aveva detto Lorenzo non è stata facile sotto tutti gli aspetti, di impegno e anche di investimento. Un augurio, un grazie a tutti, alla prossima. Grazie mille. Grazie. Paolo, grazie ciao. Ragazzi.